Regione Toscana, il Consiglio regionale. Si è svolta a Bruxelles la 155esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, a cui la Toscana ha partecipato con il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Tra i temi affrontati e posti all'attenzione del Commissario Europeo per la gestione delle crisi, l'emergenza climatica e il contrasto al dissesto idrogeologico, dopo le ultime settimane con i danni in Emilia-Romagna e in Toscana. Mazzeo ha proposto in Europa l'impiego del Fondo di solidarietà e dei fondi delle opere irrealizzabili del PNRR per intervenire sul territorio e cominciare la ricostruzione. Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio regionale della Toscana ha evidenziato come sia necessario un piano europeo per mettere in sicurezza il territorio, regolare le vie d'acqua, rendere resilienti le infrastrutture, proteggere i comuni e di conseguenza i cittadini. Attualmente la politica regionale di coesione in 7 anni destina il 30% dei suoi fondi, che sono circa 120 miliardi di euro, alle azioni di riduzione delle emissioni, ma solo il 3%, equivalenti a 12 miliardi di euro, per gli investimenti per adattarci al cambiamento climatico. Dobbiamo aumentare questi investimenti per proteggere le nostre comunità e diventare più resilienti, ha indicato il presidente Mazzeo. Quello che stiamo vivendo in Emilia-Romagna, ma anche in parte della Toscana, è qualcosa di drammatico che segna le coscienze di ciascuno di noi. Serve più prevenzione, serve che ognuno faccia la sua parte e si lavori nella direzione di usare più risorse del fondo di coesione non solo contro le emissioni, ma anche per sostenere iniziative volte a ridurre il dissesto idrogeologico. Oggi solo il 3% del fondo di coesione viene utilizzato in questa direzione, 12 miliardi di euro. C'è bisogno di fare molto di più e di farlo velocemente. Noi abbiamo di fronte a noi una grande sfida, quella di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e questa sfida parsa esattamente da questa iniziativa. Un'ultima osservazione ho voluto fare. Noi abbiamo diverse risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non verranno spese perché i progetti non possono essere portati a termine. Allora il governo chieda alle istituzioni europee di poter usare queste risorse subito per tutti i progetti cantierabili, e ce ne sono tanti, per combattere il dissesto idrogeologico. È una grande sfida, una sfida non solo per il futuro ma per il presente del nostro paese e dell'intera Europa. I giorni di Bruxelles hanno visto un confronto anche sul tema dell'etichettatura del vino, con la scelta dell'Irlanda di etichettare le bevande alcoliche come dannose per la salute. Secondo la Toscana si tratta di una scelta sbagliata, che indebolisce l'Europa e si colpiscono identità dei territori e piccole imprese. Proprio pochi giorni fa il ministro della Salute irlandese ha convertito in legge il regolamento che prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie. La legge prevede che sulle etichette dei prodotti alcolici sia indicato il contenuto calorico, i grammi di alcol nel prodotto, e siano contenute avvertenze sui rischi per la salute legate al consumo di alcol. Io penso sia una scelta totalmente sbagliata. Noi come delegazione italiana tutta, senza differenze di colore politico, su questo ci batteremo perché non venga applicata e attuata in Europa, perché così si colpiscono le identità dei territori, così vengono colpite le piccole imprese che producono, lo fanno con qualità e nel rispetto dell'ambiente. Ecco, io penso che iniziative come queste tendono a rendere più debole l'Unione Europea, non a rafforzarla. Il mese di maggio è il mese europeo della diversità e dell'inclusione sul posto di lavoro. Proprio su questo tema è intervenuto a Bruxelles il presidente Mazzeo, evidenziando l'articolo 3 della Costituzione italiana per la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
L'impegno delle istituzioni è renderlo effettivo tutti i giorni, in ogni paese d'Europa, ha concluso Mazzeo. Ringrazio la commissaria Dalli per il lavoro importante che sta portando avanti. Il mese di maggio è il mese contro le diversità, è il mese per l'inclusione, inclusione anche sui posti di lavoro. Noi abbiamo un lavoro enorme, importante da portare avanti perché c'è ancora un grande gap che in tanti stati d'Europa esiste ed è forte. Noi abbiamo la nostra Costituzione che dice che dobbiamo fare in modo, all'articolo 3, che tutti abbiano gli stessi diritti, diritto al lavoro, diritto allo studio. Tutto deve essere però messo a terra, fatto davvero, perché è vero, e lo diceva anche la commissaria, esistono le regole che ci diamo, le leggi, esiste la nostra Costituzione, ma poi il compito della politica è fare in modo che quella Costituzione venga applicata fino in fondo e per davvero. Grazie. Grazie. In visita presso le istituzioni europee anche una delegazione del Parlamento degli studenti della Toscana, rappresentato dalla Presidente Maria Vittorio D'Annunzio. Lo scopo della visita è stato quello di far da ponte con le istituzioni in un percorso di avvicinamento dei giovani alla realtà europea. Sono D'Annunzio Maria Vittoria, la Presidente del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, un'istituzione che rappresenta 160.000 studenti, tutti gli studenti della regione toscana. Noi come istituzione siamo 60 ragazzi che si occupano di riunirsi almeno una volta al mese per elaborare proposte e progetti proprio finalizzate all'aiuto e alla collaborazione fra istituzioni e studenti stessi. Le ragioni della nostra visita sono proprio fare da coesione fra quelle che sono le tematiche affrontate ogni giorno con duro lavoro nella comunità europea per portarle ai nostri ragazzi in Toscana e quindi di conseguenza proprio di fungere da collegamento fra queste due realtà che alla fine sono in realtà molto strette fra loro. Per quanto riguarda questi giorni che passeremo a Bruxelles, non solo oggi ci stiamo occupando di questa grande, diciamo, descrizione di quelli che saranno i prossimi lavori della comunità, ma soprattutto nei prossimi giorni visiteremo il Parlamento stesso e anche il Parlamentarium. La regione toscana ricorda la strage dei georgofili di Firenze a 30 anni dall'attentato di mafia che colpì al cuore Firenze. Sono previste iniziative, incontri con gli studenti. Durante questa settimana sono previste iniziative e incontri con gli studenti. Nelle interviste il ricordo del presidente Eugenio Giani, che all'epoca era assessore al comune di Firenze e fu uno dei primi ad arrivare sul posto dopo la bomba. Quest'anno i 30 anni costituiscono un appuntamento davvero importante e abbiamo voluto concentrare iniziative e partecipazione di veramente personaggi autorevoli. Del resto sarà tutto suggellato dalla presenza del Presidente della Repubblica il giorno stesso, il 27, quando dopo essere stato la mattina, via questa coincidenza, a ricordare l'anniversario della nascita di Don Milani a Barbiana, il Presidente della Repubblica nel primo pomeriggio sarà presente presso il Palazzo di Giustizia proprio a ricordo e a testimonianza di sensibilità per quello che 30 anni fa costruì un momento particolare per Firenze, la strage dei georgofili, momento drammatico, brutale, con cui, come dire, la città, la regione si resero conto che la mafia era in mezzo a noi. E da quel momento ecco tutto un culto e un senso della memoria che deve essere in grado di suscitare, soprattutto nelle nuove generazioni, una particolare sensibilità e un impegno a stare vicino a chi lotta, a chi ricostruisce quello che è accaduto, a chi si adopera per prevenire rispetto alle infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata. Per questo due giorni di convegni importanti, come sarà organizzato dalla Regione al Teatro della Compagnia la mattina del 26 e poi veniamo qui nel Palazzo della Presidenza della Regione per inaugurare quella bellissima mostra. Considerate che la Regione ha un proprio settore specifico proprio per raccogliere il materiale, fare d'archivio e contemporaneamente sviluppare iniziative sul senso della memoria per la strage di georgofili. E poi ancora, organizzato dai familiari delle vittime, il pomeriggio altro convegno molto importante. E poi l'integrazione con l'amministrazione comunale, Palazzo
Palazzo Vecchio, quello che avverrà appunto nella serata del 26, fino alle 1.04, il momento in cui in corteo andremo proprio lì davanti, fra via Lambertesca e via dei Giorgofili, al ricordo delle 5 vittime e dei numerosissimi feriti che caratterizzarono quella bomba. Per me è anche un ricordo personale. Io ero assessore alla mobilità e ai lavori pubblici quel giorno, quell'anno. Lo ero da 3 mesi, quindi per me fu una drammatica esperienza. Fu il primo fra gli amministratori della città ad essere chiamato insieme al sindaco Morales, e quando arrivai lì ancora io ho le immagini di persone tutte insanguinate in faccia che venivano sorrette, venivano portate poi verso gli ospedali. E ho ancora l'immagine, peraltro abbiamo ritrovato una foto, di quando mi consultavo con l'allora presidente della Fiorentina Gas, Gianni Bonini, perché all'inizio sembrava almeno dalle 1 fino alle 3, le 4 un danno dovuto alla conduttura di gas, ma poi gli artificieri dei vigili del fuoco ci facevano vedere tutti i particolari dai quali deducevano e si incominciava a scoprire che era una bomba. La Commissione Europa del Consiglio regionale incontra 84 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi per la presentazione del loro progetto Erasmus+, che ha coinvolto ben 8 classi che si sono aggiudicate un finanziamento europeo da 30.000 euro per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'UE. Il progetto, a cui gli studenti hanno dato il nome di Me and You, li accompagnerà nell'arco del triennio fino alla classe quinta nel 2024-2025. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. Il progetto si articola su 3 anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in 3 fasi. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. E l'ultimo anno, quando i ragazzi ormai insomma, sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Sì, è importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Montevarchi. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento, perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene. In questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione, quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale, ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo.
Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano. Regione Toscana, il Consiglio regionale.